Allora Fabio, facciamo un attimo, come sempre, come tutti i venerdì, un attimo di recap e di riassunto, perché ricordo che l'altra volta abbiamo parlato del self-check-in. Esatto. Cioè di come in qualche modo la domotica, la digitalizzazione permette a te di svolgere questo lavoro anche trovandoti in qualsiasi altra parte del mondo. Basta una connessione e uno smartphone. Ovviamente dopo aver messo i dispositivi dentro l'immobile, ovviamente quello va fatto a priori, ma dopo ho fatto questa piccola procedura perché è veramente una banalità ad oggi con la tecnologia, che i costi si sono anche abbassati, cioè con 60 euro si automatizza un appartamento, cioè 60 euro è proprio il minimo, poi ci sono anche altri di sistemi un po' più anche ingegnosi, un po' avanzati. Più sicuri, avanzati, con un tastierino, impronta digitale, quello che si voglia, però di base se uno vuole con una cassetta di sicurezza e un dispositivo al citofono, che al citofono si mette, con 60 euro si automatizza e con una connessione e un telefono dovunque ti trovi puoi aprire dall'altra parte del mondo gli appartamenti. Si può lavorare, si può lavorare. Sì. Mentre invece oggi mi stavi anticipando che vuoi parlare un po', se vogliamo, di quello che io chiamerei a livello artistico il dietro le quinte, cioè il backstage. Sì, bello, sì, è quello. O vogliamo essere ancora più tecnici, come ti dicevo, per i più nerd, il back-end. Il back-end è quello che tutti noi utenti medi che utilizziamo le piattaforme non vediamo, perché sono appunto i retroscena, le dinamiche che se ne occupano, chi è gli addetti ai lavori, ecco, per capirci, per gli addetti ai lavori. Allora, per dirla in breve, noi ovviamente abbiamo sempre detto che lavoriamo grazie a Airbnb e Booking, queste due multinazionali, ci tengo a dirlo, sono due multinazionali, che ci permettono, grazie alle commissioni che ci chiedono, di lavorare con loro e farci da vetrina. Certo. Ok, apro e chiudo parentesi. Io tempo fa avviai un altro business su Amazon di vendita online di prodotti, e lì la pubblicità te la devi fare te, no? Ok, quindi dovevo spendere molto in pubblicità per promuovere i miei prodotti, quindi farli emergere rispetto ai tanti prodotti che ci sono su Amazon, e lì era molto dispendiosa la cosa. Quindi venendo da questo background di autofinanziarmi per pagare la pubblicità, ad oggi quando si parla di queste piccole percentuali su Airbnb e Booking è una bazzeccola. Posso dirlo, perché no, ma perché comunque loro vanno mirati, certo, già sanno come farla e la fanno per te. Ecco, questo è importantissimo da capire, perché si usano queste piattaforme, perché sennò uno mi potrebbe dire ma affittateli per fatti tuoi, guadagni di più, no? Perché non paghi. Sì, però io non riuscirei mai ad arrivare, no, dall'altra parte del mondo. Certo. Guarda, proprio oggi ho un check-in di alcune persone dall'Australia. Wow. È una parola fare pubblicità in Australia. È una parola fare arrivare in Australia, targetizzare bene i clienti, capire a chi ti vuoi rivolgere, no? Perché sì, la pubblicità tu la fai, ma ti devi rivolgere a un certo pubblico, cioè non puoi andare da scegliere fetta che vuoi attirare. Esatto, perché se arrivi al 14enne è difficile che hai soldi per andare in vacanza, a parte che Airbnb e Booking non fanno prenotare i minorenni. Anzi, adesso se non mi sbaglio, questa è da poco, una notizia da poco, hanno introdotto forse fino a un massimo di 26, è da verificare, perché hanno notato questa associazione che più erano basse, diciamo, l'età di chi prenotava, più si facevano delle feste, e le feste non sempre possono essere fatte, perché si sa, anche se non vuoi, il casino si fa. Certo. 10 persone, già solo 10 persone che parlano, c'è un casino. Soprattutto con i minorenni, poi. Minorenni già prima non potevano prenotare, però in un modo o nell'altro accedevano, facevano prenotare al maggiorenne, poi facevano la serata, e non ti lascio immaginare cosa è successo. E quindi Airbnb. Immagino. Ecco, questa è un'altra cosa, un fattore importante. Airbnb poi prende molto le tutele dei proprietari, e infatti è intervenuta subito. Un po' per l'immagine loro e un po' anche per tutelare i proprietari. Comunque, detto ciò, Airbnb e Booking fanno pubblicità per noi, gratuita, però ovviamente adesso, dal momento che loro si occupano di questo, lasciano una gran fetta di lavoro anche a noi, nel senso, ok, io ti do la possibilità di mettere il tuo annuncio, ma tu datti da fare per renderlo più accattivante, più bello, più con un appeal, no? Maggiore rispetto agli altri, perché ad oggi la concorrenza è aumentata tantissimo. Ti posso dire, Benetta, che da 2 anni a questa parte è cambiato il mondo Airbnb, Booking, affitti brevi, è cambiato velocissimo. Sì, perché comunque in Italia c'è si è sempre investito nel mattone. Diciamo che siamo una delle nazioni dove una seconda casa o la prima casa ce l'abbiamo tutti. Sì, è vero. Una cultura americana è prendere la casa in affitto, diciamo, in America come anche altre regioni o nazioni del mondo, però non c'è questa cultura di mi devo comprare una casa a qualsiasi costo. Anche noi è la prima cosa, 30 anni casa, matrimonio, casa. Brava.
tutto sopra la testa. A costo di fare 30 anni di mutuo, casa, appunto. Sì, non mi interessa. Quindi, e molti chi hanno appunto la seconda, la terza. Fortunati la quarta. Vabbè, comunque, anche se ho conosciuto proprietari che hanno decine e decine di immobili. O addirittura un cliente mi disse: no, la palazzina è mia. Io complimenti. Vabbè. Quindi, avendo questa predisposizione per il mattone, ti lascio immaginare come hanno capito possibilità, perché comunque non sono l'unico che ha capito questa possibilità di business, no? Poi io l'ho evoluta, quindi con immobili non miei, e l'hanno messa subito, non ci hanno pensato, certo, due volte. Torno poi sempre a dire, lo Stato non tutela i proprietari, e mo il moroso di turno, e mo chi ti distrugge, e via discorrendo, il casino che... Vabbè, ci sta questa situazione, quindi la concorrenza è aumentata tanto. E cosa però, ovviamente, il professionista, l'imprenditore in gamba, cerca sempre di trovare dei modi per emergere, per darsi a fare e rimanere anche al passo coi tempi. E come dicevo, conoscendo bene a fondo il retroscena di queste piattaforme, addirittura anche arrivare, scusami, al livello dell'algoritmo, perché sono degli algoritmi che, certo, funzionano dietro tutte queste piattaforme, queste multinazionali online, come anche YouTube, come anche Amazon, queste qui lavorano con degli algoritmi. Perché non lavora è che con il digitale, certo. Sì, ma soprattutto ti lascio immaginare quando un'azienda è innanzitutto è quotata in borsa e ha milioni di utenti, non è che ci possono essere quattro tizi lì dietro al computer a gestire tutto, là ci vogliono software potenti, certo, e algoritmi. Quindi però che succede? Noi se riusciamo bene o male a hackerare questo algoritmo, passami il termine, no? Perché comunque è un hackeraggio nel senso buono, certo, abbiamo modo di emergere rispetto agli altri. Ok, io nella mia esperienza ho individuato tre fattori chiave, proprio diciamo la Bibbia di questo lavoro, che sono macro argomenti che poi si possono sviscerare in altri piccoli sottonicchi, però i più, adesso ti dirò i più grandi e quelli più evidenti, ovvero: per la riuscita di un annuncio, di una sua massima occupazione, sono, primo fattore, le foto. Molti lo fanno a livello amatoriale, prendono il loro smartphone, fanno una fotografia. Io ho visto annunci con le persone nello sfondo, sì, cioè, vabbè, cose raccapriccianti, cioè, pentole buttate, sì, pentole, piatti, bicchieri, la tavola appena finita, sì, di vabbè, non so perché, però vabbè, c'è anche questo. Quindi e lì ho interpellato un fotografo, che è, certo, un fotografo professionista del settore di interni. Generalmente cerco di trovare uno che appunto si occupa di interni, no? E quindi già sa, all'occhio allenato, di dove, come andare a valorizzare l'appartamento. E il secondo punto, il titolo. Il titolo, uno può pensare: no, ma io lì voglio dargli il mio, il cassa di una signora mi disse: no, voglio dargli il nome di mia nonna che è deceduta, poverina. No, perché gli è rimasta nel cuore, certo, ci sta, simpatica, ma qualcosa, bellissima. Però ho detto, non sono quelle, io poi cerco di spiegarli, ovviamente, che capisco dall'altra parte che chi lo fa per emozione, il lavoro un po' per... Di pancia e chi, ecco, come me, più razionale ha le cose. Quindi il titolo, nel titolo, ecco, per dirne una, devono esserci già delle indicazioni, non so, ti faccio un esempio, non so, suite, tre suite vicino al mare, tre suite a un passo dal mare, okay, ok, quindi hai già dato tre stanze vicino al mare. Ok, poi c'è già ti sei geolocalizzato. Geolocalizzato, ma poi lo storytelling fa anche da padrone. Certo, un attimino devi dargli quell'infiocchettatura al titolo, glielo devi dare per renderla wow. Assolutamente. Tre, sì, suite, per non dire tre camere, no? Appartamento tre camere fronte mare. È un po' più, vabbè. E il terzo, molto molto fondamentale, l'ultimo ma non per importanza, le recensioni. Le piattaforme ad oggi, come dicevo, siccome è anche aumentata la concorrenza, cosa fa l'algoritmo? Tornando sempre a lui per hackerarlo, dà adesso priorità a chi ha più recensioni, quindi è da più anni sulla piattaforma e ne ha tutte positive. Quindi per fare un esempio, se ci sono due ristoranti, chi ha appena aperto da poco e chi ha 30 anni di esperienza alle spalle, si sa che quello da 30 anni avrà una clientela ormai fidelizzata, ha una solidità anche di comunque di autorevolezza nel settore. Quel, certo, ristorante, se hai 30 anni che sta lì, evidentemente si mangia bene. Stessa cosa adoperano adesso le piattaforme: se tu ci sei da diversi anni, hai sempre ottime recensioni, adesso ti premiamo. E quindi questi tre fattori, come ti ho appena detto, foto, titolo e recensioni, fanno sì che ti porta proprio su, come tu clicchi e metti Pescara, tu compari subito, appunto, se rispetti questi requisiti. Anzi, ce n'è anche un quarto, adesso me ne è venuto, il badge, avere il badge da superhost.
Il super host si ottiene quando raggiungi dei requisiti ogni tot, ogni tre mesi. Airbnb fa un controllo di quante recensioni hai avuto, quante stelle hai preso e quante il tasso di risposta è stato così reattivo. E ce ne sono anche altre, adesso non voglio dilungarmi troppo perché sennò staremo qui un giorno intero, dite, però sono tutte piccolezze che nell'insieme fanno sì che l'annuncio funzioni e venga occupato sempre. Quasi io in genere ho l'80% di occupazione mensile. Quindi poi rimane quei 5 giorni sfitti durante l'inverno, poi l'estate invece il 100%. Certo, si recupera. Bene, Fabio, io direi che sei stato come sempre molto molto grazie. Molto esaustivo. Grazie. Ti ringrazio, noi ci vediamo ovviamente venerdì prossimo. Vi ricordo che se avete perso qualcosina potete recuperarlo in questo pomeriggio sul nostro canale YouTube Radio ISAF. Grazie ancora. Grazie a voi, buona giornata. Ciao.